Questo è un contenuto che volevamo fare da un po' di tempo. Ci siamo presi il nostro tempo, o meglio, abbiamo fatto passare un po' di tempo per cercare di capire. Eppure, ragazzi, allo stato dei fatti attuali c'è qualcosa che non torna. No, diciamo che la situazione in casa Barça potrebbe ancora non essere ovviamente risolta, ma soprattutto migliore rispetto a qualche mese fa in cui abbiamo visto non c'erano proprio delle acque tranquille. Ci arriviamo con calma perché parleremo di Kessié, parleremo di Christensen, parleremo di campagna acquisti, parleremo di salary cap, parleremo della situazione debitoria del Barcellona e attualmente dell'impossibilità del Barcellona. Di annunciare i suoi nuovi acquisti, perché ci sono Perché accordi. stanno sforati, ragazzi, sono al di fuori delle loro attuali possibilità economiche di ingaggio. Salutiamo, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace per supportare i nostri contenuti, mi raccomando, vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere ogni volta la notifica sul cellulare quando pubblichiamo. È l'unico modo per restare sempre aggiornati. Abbiamo altri due canali YouTube, uno di calcio, parallelo a questo, dove pubblichiamo sempre bombe di calciomercato, e uno non di calcio. Tutto in descrizione o compariranno i canali qui durante il video. Allora, questo articolo che io ho sotto mano è in realtà di fine maggio, Sì, quindi ok? vabbè, parliamo di più o meno un paio di settimane fa. Che sì, e Christensen non possono essere ancora annunciati, ecco perché i loro ingaggi sforano il salary cap complessivo imposto Imposto dalla dalla Liga. Liga. Andate a cercare su Google adesso, cercate Christensen, l'ufficialità di Christensen al Barcellona, Non c'è. l'ufficialità di Kessié al Barcellona, Non c'è la neanche quella. presentazione dei calciatori al Barcellona. Non c'è neanche Ragazzi, quella. O non si trova assolutamente nulla in merito. meglio, si sa per certo degli accordi Sì, ne presi ha con i parlato Di Marzio, ne calciatori. hanno parlato le testate Quindi i giornalistiche, hanno calciatori detto sono sì, praticamente saranno. promessi, sono dei calciatori già del Barcellona. Che Non. però attualmente sono apolidi, mi verrebbe da dire. Sì, Non forse. hanno una sorta di nazionalità Di dal punto di vista club di club. appartenenza, ecco, se la vogliamo mettere così, sì, potrebbe anche essere, o meglio, fino al 30 di giugno la squadra d'appartenenza è ancora quella precedente perché i contratti scadono il 30 di giugno, quindi ad oggi possiamo definire Christensen ancora un calciatore del Chelsea, No, così però come che sì, avessero un calciatore messo del tutto per Milan. iscritto e ufficializzato, Il sarebbero contratto già. parte comunque dal 1 luglio. Sì, lo so, però I è contratti, diverso il discorso. certo, Non voglio entrare ovviamente nei può merli essere. legali. No, ma soprattutto questi sono dettagli, perché ovviamente potremmo già parlare di Christensen e Kessié come nuovi calciatori del Barcellona. Però ad oggi, concretamente e soprattutto in maniera ufficiale, non c'è nulla. La domanda che io ti pongo e che vi pongo è: ma se non riescono, no, gli attuali acquisti fatti a parametro zero ad inserirli nel contesto perché sforano, no? Ma come possono continuare ad interessarsi ad altri calciatori? Si è parlato di Koulibaly, si sta parlando di tantissime, anche di possibilità di acquisto. Ma perché non si Me ne viene in fermano? mente uno su tutti, che Chi è? forse ti sta sfuggendo, Chi è? Robert Lewandowski. Ma ecco, come fa? Allora, tu che sai, Qualcosa ma non non mi torna. torna neanche a me, tu che sai che determinate cose non le puoi fare, cosa pensi possa cambiare? Io vi leggo uno Stralcio. stralcio di articolo del Corriere dello Sport, sono pochissime righe che vi fanno capire un po' di cose. Si parla, Barcellona e i conti della serva, che si è Christensen non ancora annunciati, ecco perché. Si parla di quello imposto dalla Liga a inizio anno, che dopo le difficoltà economiche del club, le stesse che hanno portato alla cessione al PSG di Messi, hanno fatto precipitare le disponibilità di ingaggio dei catalani dal primo al settimo posto delle società di Liga. 98 milioni annui utilizzabili contro i 730, non sto scherzando, contro i 739 del Real Madrid, una differenza di ben 642 milioni di euro. Parliamo di una differenza quasi improponibile, insormontabile. Che sì, e Christensen devono ancora aspettare per essere ufficializzati come nuovi calciatori del Barcellona, con obiettivo Lewandowski addirittura per portarlo immediatamente a Barcellona e tantissimi altri obiettivi, tra cui ho detto lo stesso Kalidou Koulibaly, si è parlato di Bernardo Silva, si è parlato di tantissimi calciatori. Esatto. Io mi chiedo,
E vi rigiro la domanda e vi domando e ti domando. Ah, aspetta, faccio un'ulteriore precisazione, perché se non sbaglio avevo letto delle dichiarazioni del presidente del Barcellona dove fissava all'interno della squadra un tetto massimo di ingaggio per calciatore non superiore a 10 milioni. Quindi quello che succede Ma se potrebbe ce essere n'hanno anche... 98 utilizzabili. No, non mi hai capito, ogni calciatore che già è all'interno della rosa del Barcellona probabilmente vedrà riveduto al ribasso il proprio Sergi contratto. Roberto lo ha era lui che lo ha Uno detto dei l'altro tanti, potrebbe giorno? essere uno dei Ho detto tanti. non mi hanno detto Ho letto niente, anche io. di Busquets. E no, era Busquets quello che dicevi Era tu, che Busquets? era No, beh, Sergio però mi pare che era Sergi Roberto. Busquets, era Busquets, L'anno era scorso è Sergio stato Busquets. Piqué. L'anno scorso Piqué. Hanno ribassato tantissimi ingaggi. Esatto, alcuni hanno proprio deciso di loro spontanea volontà No, di... non ci credo. Alcuni sì, alcuni ho letto lo hanno deciso di loro spontanea volontà di abbassarsi l'ingaggio per il bene della squadra. Proprio Tipo Piqué mi sa che aveva fatto così. per la situazione. Sull'intimazione del Barcellona. Che Però dicono comunque... stiamo in difficoltà economiche, Però dateci una non mano. lo farebbero tutti. Cioè, altri lo fanno perché gli viene imposto, altri invece lo fanno e gli dicono sì, ok, accetto e lo faccio anche di buon grado. Però la sostanza alla fine non cambia, che lo accetti o meno, la linea che sta perseguendo adesso il Barcellona è questa: devono ridurre assolutamente il loro monte ingaggi, perché se no, ragazzi, quando si va al dunque di acquistare qualcosa, si creano sempre problemi, come era successo già a gennaio con Ferran Torres, Sì, con Adama Traoré, ma la con... domanda che io ti faccio è, no? Come fa? Se il tetto è quello, loro sperano che cambino nel frattempo i regolamenti interni alla Liga. Io credo Fai che... tutti i contratti, peggio De Laurentiis, fanno i contratti a 40 euro a settimana? Probabile. No, scherzi a parte, probabilmente stanno aspettando l'ok da parte dei calciatori affinché possano, dei calciatori già in rosa, affinché possano fare questa dilazione di stipendio, se così la vogliamo Ma chiamare, no, o comunque Fran, è questa riduzione, proponibile. secondo me Poi sì, dici è che Dembélé è lo... scappato. Mo' ho capito perché scappano. Vabbè, allora poi ci sono i pari De Jong in Ma è il rinnovo dei uscita. bravi, ma come lo fai? Mo' che ci sto pensando. Altro discorso che i ragazzi che sta prendendo banco che se dice che Gavi non possa rinnovare. Ma come glielo fai un rinnovo a uno così giovane che devi Dipende preservare? quanto vuoi proporre al ragazzo, dipende in che modo glielo proponi, dipende da tante cose, cioè secondo me le cose per il Barcellona possono cambiare veramente nel giro di poco, perché lo sappiamo tutti quanti, è la squadra che forse negli ultimi 20 anni di calcio ha giocato è quella che ha suscitato più clamore di tutte. Quindi non vorrei che a forza dai e dai, aspetta un giorno, aspetta due, arrivi qualcuno dal cielo, non lo so, comunque qualche investitore importante, qualche sponsor grosso, come è già successo con Spotify, che Che possa rimette in rimettere, no, piano. non dico in piano, perché secondo me rimettere in piano è impossibile nel giro di poco tempo, ci E vorranno ok. anni e Sì, anni. ma non, questa è una cosa Però... giusta che non dobbiamo assolutamente escludere. Però dal momento in cui tu sai che adesso non te lo puoi permettere, perché te lo stai permettendo? Se poi il tetto è quello e se lo sfori tu i giocatori non li puoi inserire, Credo che non li puoi proprio mettere, rimangono fuori! secondo me un piano ce l'hanno, perché non puoi essere così sicuro di andare a trattare con determinati calciatori per poi ritrovarti senza la possibilità di poterli tesserare. Credo sarebbe una cosa veramente fuori dal normale, Però parliamo sta a proprio... passare tempo e non succede, cioè quella è la È cosa che. successa la stessa cosa a gennaio, poi alla fine sono stati tesserati i calciatori che sono arrivati nel mercato di gennaio, Sì, ma Aubameyang, Ferran te Torres, ricordi Adama come? Traoré, sono arrivati e sono stati tesserati, quindi intanto hanno sistemato E questa allora cosa qua. ecco, uno di quelli che va è Secondo De me, Jong per questo motivo. De Jong sicuramente, io infatti sono sicuro che appena ci sarà l'ufficialità per De Jong, perché ragazzi, come ho avuto modo di capire, sembra proprio che De Jong Esce. vada in direzione E quello United. fa spazio a Christensen e a Kessié De Jong, se probabilmente. non mi ricordo male, c'ha 12 milioni di ingaggio Prende, netti. non mi ricordo quanto, ma prende. Se parliamo di 12 milioni di ingaggio netti, in più quello che entra per il cartellino del calciatore, parliamo di una boccata d'ossigeno clamorosa. E allora potrebbero essere Ma manco ufficializzati tanto, Christensen e Kessié. eh. Sì, gli copri i due stipendi, Vuoi mettere che ce sì. l'hai? C'hai la possibilità di investire lo stipendio di De Jong su due calciatori? Ma tutti quelli che vogliono far entrare? Se mo Lewandowski veramente riescono
scusate come l'ho detto con l'H, riescono. Riescono. Se riescono a buttarlo nella mischia, poi da chi gli fai spazio? Devi pulire veramente tanto. Cioè, capisci quello che sta succedendo? Secondo me, però ti ripeto, per corteggiare in questo modo Lewandowski, che tra l'altro ha anche dichiarato, io ho ascoltato solo l'offerta del Barcellona, cioè io è Non l'ha come... detto però ufficialmente. Il senso era quello, il senso era quello, cioè sembra come se lui avesse già un accordo totale con il Ma Lewandowski Barcellona. quanto gli devi dare? Per quanto lo gli poi dà quello Ma che attualmente soprattutto al percepisce Bayern al Monaco gli devi Bayern? dare 40 pippi. Cioè, oltre, cioè perché comunque il cartellino del calciatore non è in scadenza Paga il papi Spotify. e può darsi. Non credo che il Bayern Monaco rescinda il contratto con Lewandowski per fare il favore al Barcellona. Quindi al Bayern Monaco gli devi pagare il cartellino. Si parla di 40 milioni. Quindi non Una solo c'è situazione il assurda. problema del pagamento dello stipendio in sé, ma pure del cartellino stesso. Un conto è che ti arrivano Christensen Ma e tu che sì, immaginate che se so, so. parametro zero, gli paghi lo stipendio, arrivederci e grazie. Come gli dai 40 milioni al Bayern de Ma tu Monaco? immaginate se li fanno arrivare a tutti e poi rispediscono al mittente. È No, una cosa allora, assurda perché poi scade il guarda, contratto. no, aspetta, quello credo che sarebbe proprio Non lo puoi fare no, la perché gli pietra, scade il contratto. no, No, ma ma sarebbe una sarebbe figuraccia la proprio pietra di tombale quelle. sul Barcellona, Sì. cioè l'istituzione Barcellona, il MES che è un club, cadrebbe proprio Ma hai sotto sentito però che hanno l'effetto detto domino clamoroso, cosa? la Porta, e poi chiudiamo il contenuto, ha detto prima di tornare lui al Barcellona Sì, vabbè, che la situazione il era Barcellona era ridicola. morto. Sì, Ha ma... detto proprio che il Barcellona era fallito, era Certo, finito come club, era certo. chiuso. Ma io infatti... Però attualmente, cioè, raga, perché tanto è un loop, non ne usciamo vivi. Chi vivrà vedrà. Mamma Voi mia. fateci semplicemente È una sapere situazione gravosa, la vostra decisamente. qui sotto nei commenti. Detto questo, Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. ciao, raga.